Allora, apriamo la seduta di oggi, iniziamo con l'appello, grazie direttore. All'avviso, Ariano, Lozzi, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Prima di iniziare la seduta di oggi, io credo che sia desiderio di tutti rivolgere un attimo. Sì, intanto dico che siamo 22 presenti e ci sono 2 assenti per oggi, però come stavo dicendo credo sia desiderio di tutti oggi rivolgere un pensiero a Caterina e quindi vogliamo dedicarle un minuto di silenzio e aprire così questa giornata. Bene, se siete d'accordo, no, Samantha voleva dire 2 parole, se siete d'accordo io sospenderei proprio un attimino la seduta, proprio un attimo perché so che le colleghe volevano dedicare 2 parole di saluto a Caterina e quindi direi di sospenderla. Bene.
capacità di sorridere con gli occhi, con la bocca, col cuore e rasserenare gli animi. Punto prezioso di riferimento per confronti, consigli. È un cuore generoso. E onestamente sento di chiudere questo pensiero brevissimo, che di più non riesco proprio a fare, con ricordando a chi lo sa, informando a chi non lo sa, che forse è il gesto più generoso di Caterina e della famiglia è stato il suo ultimo gesto, quello di salvare con la propria donazione degli organi altre 10 vite. È un saluto generoso di una persona generosa che ci mancherà da morire, ma che ci lascia tanto e che spero col suo esempio renda un po' migliori ognuno di noi. Grazie per le belle parole, riprendiamo la seduta. Sì, e iniziamo nominando gli scrutatori di oggi, che saranno il consigliere Toti, la consigliera Labiso e il consigliere Gugliotta. Apriamo quindi i lavori con il punto 1 all'ordine dei lavori di oggi, ed è la proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Alabiso, Ariano, Candigliota, De Chiara, Giannone, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti e Tripputi, avente ad oggetto intitolazione di una via, piazza o parco ai caduti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La parola al relatore, consigliere Giannone. Grazie Presidente. Allora, oggi presentiamo questa risoluzione e siamo onorati di farlo perché abbiamo accolto una richiesta del sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, il CONAPO, che ci ha scritto chiedendo di poter, affinché fosse intitolata una via ai caduti, una via, una piazza o un parco del municipio ai caduti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Abbiamo accolto con favore la richiesta, perché è inutile che stiamo a ricordare la grandissima utilità e il grandissimo pregio che questo corpo ha nella quotidianità della nostra vita. Ricordiamo che sono sempre al servizio del cittadino 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, e quindi non possiamo raccogliere una richiesta di questo genere, anche in considerazione del fatto che molto spesso, talvolta, esistono delle situazioni, si sono verificate situazioni purtroppo negative, e quindi pensiamo che ricordare persone che durante lo svolgimento del proprio lavoro, il proprio impegno a favore poi di altri cittadini, non possa che meritare quantomeno un riconoscimento di questo genere. Dal 1966 sono stati 150 in Italia i caduti, e dal 2050 e nel nostro municipio 10 vigili del fuoco hanno perso la vita, per cui noi riteniamo assolutamente doveroso dar seguito a questa richiesta.
Per cui abbiamo preparato questa risoluzione affinché Sindaco e Giunta Capitolina si impegnino a intitolare quindi una via, una piazza, un parco a queste persone speciali, ai caduti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? No, se non ci sono altri interventi passiamo alle dichiarazioni di voto. Ah, mi dispiace, non avevo visto la mano alzata. Consigliere Toti? No, io sono d'accordissimo con il relatore rispetto a questo. Persone speciali, come ha detto. Solo che vorrei fare un appunto che già ho fatto in sede di commissione. E in sede di commissione avevo chiesto che l'indicazione, voglio dire, rispetto al luogo che si desidera chiaramente essere nel nostro territorio, che si desidera indicare per le vittime caduti dei Vigili del Fuoco, cioè fosse protagonista il municipio, cioè noi come municipio, io chiedevo che come municipio avremmo dovuto dare un'indicazione magari di 2 o 3 vie, e poi sarebbe stata chiaramente il presidente che si faceva portavoce in sede di Roma Capitale con l'assessore competente e col sindaco, in modo che fra questi nomi indicati dal municipio si scegliesse la strada o l'area da dedicare. Questo purtroppo non è passato, a me dispiace, perché anche in questo si sarebbe veduto meglio il protagonismo l'indicazione, che io penso anche rispetto a questo deve venire dal municipio e non delegare tutte le scelte al Campidoglio, proprio per far emergere sempre di più un discorso di decisione decentrata. Però purtroppo non l'abbiamo giocato questo ruolo e a me dispiace. Allora, non credo ci siano altri interventi, per correttezza chiedo di nuovo, ci sono interventi? Consigliere Ciancio? Grazie Presidente, colleghi. Ecco, sì, anche io pensavo che il lavoro fatto in commissione portasse a una determinazione più puntuale, non per altro, perché ho notato che tutti erano d'accordo sul dire indichiamo anche un ventaglio di piazze, poi noi abbiamo il privilegio, il pregio di avere in questo quadrante la capanne, insomma conoscete tutti l'impegno dei vigili e l'apporto che danno. Noi siamo d'accordo sostanzialmente, siamo stati d'accordo tutti, però con un preciso impegno, quello di dire presentiamo un ventaglio di proposte, cioè il municipio si fa promotore di quale luogo deve essere deputato a rappresentare un corpo dei vigili che è sempre il primo a in ogni evento naturale, quindi per noi ci sono i posti deputati nel nostro municipio proprio per ricordare questi eventi, proprio perché io ricordo, insomma, abbiamo sempre dato un input su quale doveva essere la piazza, la strada, poi potevano pure cambiare, però solitamente le indicazioni del municipio rispetto a questo non vengono disattese. Però non ci sottrarremo lo stesso a dire che se la scelta dovrà ricadere su una via che sta ovunque a Montevario anziché sulla Tiburtina, per noi va bene lo stesso, va bene qualsiasi simbolo che possa ricordare l'impegno, lo vediamo in questi giorni, ma l'abbiamo visto sulle strade, sulla neve, sul terremoto, c'è la Protezione Civile, però i primi che si muovono e intervengono con prontezza. Le vite che diceva prima il collega della Presidente della Commissione Scuola che si sono perse pure nel nostro municipio. Ecco, va bene tutto, avremmo voluto che questa piazza fosse nei dintorni
nel nostro quadrante, non voglio dire dove, ma sareste voi stessi a dirlo, l'abbiamo detto in commissione quali potevano essere i luoghi, i deputati, ecco, e basta, non devo dire più nulla. Grazie Presidente, grazie. Grazie a lei, altri interventi? Se non ci sono interventi, alzate di più le vostre mani che non le vedo. Grazie. Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Una parola sempre ricorrente è la prassi, sempre, noi abbiamo sempre fatto così, si è sempre fatto così, si faceva così, noi facciamo così, noi non facciamo così. Noi pensiamo che un tema così delicato, su un tema così delicato vadano coinvolti i diretti interessati, quindi non ci sentiamo di prendere, di fare una scelta per gli altri, e quindi abbiamo detto in commissione, lo ripetiamo in consiglio municipale, che noi chiederemo che vengano attivati, chiederemo al nostro assessore e alla giunta che vengano attivati gli uffici di riferimento, perché come sapete per l'intitolazione di una via, di un parco eccetera sono necessarie innanzitutto delle verifiche tecniche anche per evitare eventuali sovrapposizioni eccetera, e poi ci sembra giusto, anzi doveroso, che siano coinvolti in prima persona i vigili del fuoco, perché probabilmente loro hanno un luogo simbolo, un qualcosa di particolare da ricordare, e noi non ci sentiamo di fare una scelta che secondo noi deve fare qualcun altro. Abbiamo accolto questa richiesta perché per noi è importante il messaggio. Il messaggio è quello di valorizzare, anche se in maniera minima, insomma, per quello che sono le nostre competenze, un lavoro che, come dicevano altri colleghi prima, viene svolto 24 ore al giorno, molto spesso a rischio della vita. Quindi questo è sicuramente un riconoscimento dovuto, è insufficiente, però diciamo è quello che noi ci siamo sentiti di accogliere da una richiesta che poi veniva direttamente dal Corpo dei Vigili del Fuoco al nostro sindaco. Quindi diciamo che, a parte le polemiche che vengono fuori anche in questi casi nei quali dovrebbero essere evitate, noi diciamo siamo ben disponibili ad accogliere tutti i suggerimenti da parte dei Vigili del Fuoco, che verranno sicuramente coinvolti nella scelta. Grazie. Altri interventi o passiamo alle dichiarazioni di voto? Dichiarazioni di voto ci sono? Consigliera Cerquoni? Aspettano 3 minuti, giusto Presidente? Sì. Perfetto. Allora, Fratelli d'Italia è ovviamente favorevole, abbiamo partecipato durante la commissione, e spendo 2 minuti e mezzo che mi restano per 2 piccole considerazioni per avvalorare il nostro sì. Il primo è perché siamo consapevoli che essere vigili del fuoco, ma in generale nell'indossare una divisa, non è solo un mestiere, ma è una passione che viene portata avanti con dedizione e con impegno, soprattutto nei momenti di emergenza, e l'Italia negli ultimi anni, in Italia negli ultimi anni ce ne sono stati molti, tra terremoti, ma non solo, emergenze, freddo, e i Vigili del Fuoco si sono, con molte altre associazioni di volontariato, si sono caratterizzate per una vicinanza alle popolazioni in difficoltà, ma che è stata anche non solo materiale, ma una vicinanza umana, che in momenti di difficoltà è fondamentale. Ricordo che sul nostro municipio, e questo può essere uno spunto, noi abbiamo una parrocchia che è proprio quella di Santa Barbara nel quartiere di Capannelle, che è la protettrice dei Vigili del Fuoco, ed è una parrocchia del nostro municipio. Io la butto là, insomma, se qualcuno lo vuole raccogliere. Secondo punto che volevo sottolineare è l'importanza della formazione, che deve essere una formazione attenta e continua, che deve essere riservata ai Vigili del Fuoco, e per questo riteniamo opportuna anche la collaborazione dei sindacati per un confronto sempre attento con le istituzioni e con chi poi mette le dotazioni che portano nei luoghi colpiti. Per questi elementi Fratelli d'Italia, ripeto, è molto favorevole all'intitolazione di una piazza, di una via, anche di una porzione di parco. Questo sarà da valutare, speriamo, siamo chiamati insomma a valutarlo anche insieme, con la considerazione della parrocchia di Santa Barbara, e quindi per non solo la quantità degli interventi e la qualità
di quello che viene fatto. Fratelli d'Italia esprime incondizionato, un incondizionato ringraziamento e gratitudine ai Vigili del Fuoco, e in questo caso speriamo in un lavoro congiunto, ringraziando anche chi ha portato questa mozione sui tavoli del Consiglio Municipale. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Allora, prima il consigliere Giannone, poi il consigliere Toti, vedo. Sì, grazie. Volevo solo, diciamo, precisare che la risoluzione è atto di indirizzo e l'attività attuativa rimane in capo agli assessori. Questa è la logica con cui abbiamo preparato quest'atto e il Movimento 5 Stelle naturalmente voterà a favore. Grazie. Consigliere Toti? No, noi siamo, come ho detto in precedenza, ultra d'accordo rispetto all'intitolazione di una via, di una piazza o al parco ai caduti del corpo dei Vigili del Fuoco. È chiaro che, come ho sentito dai interventi che mi hanno preceduto, chi parla di indirizzo, chi parla invece di scelta ai diretti interessati. Io modestamente ho voluto soltanto chiedere che poteva essere la commissione, che vede all'interno anche i consiglieri dell'opposizione, protagonista insieme con i Vigili del Fuoco della scelta. Poi l'indirizzo può essere più grande o meno grande, cioè l'indirizzo può essere più complessivo o meno complessivo. Un indirizzo meno complessivo noi abbiamo avuto rispetto a questo, ecco, io lo volevo magari un indirizzo che tenesse anche conto di indicazioni di 2, 3 vie, 4 vie, ma comunque l'importante è l'intitolazione rispetto a qualsiasi discorso o polemica. Io non voglio assolutamente sollevare polemica su una cosa così doverosa e importante, perciò ecco, volevo dire, però il ruolo del municipio io lo ribadirei sempre con forza, e anche il ruolo delle commissioni e della partecipazione dell'unità rispetto ad alcuni temi di tutte le forze politiche che avviene in sede di commissione. Ok, grazie, perciò voto favorevole rispetto a questo, assolutamente. Bene, ci sono... consigliere Ciancio. Grazie, per fare giustamente la dichiarazione di voto, naturalmente il Partito Democratico è d'accordo, perché come principio, l'ho già detto prima, assolutamente vale al di sopra di ogni forza politica o di quello che si è fatto, ma come diceva bene chi mi ha preceduto, il punto era semplicemente per avvalorare ancora di più questo nostro impegno rispetto al lavoro e all'impegno di questa vocazione che hanno i Vigili del Fuoco. Quindi il PD convintamente vota pienamente questa risoluzione. Grazie. Allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Quindi all'unanimità. Sì, è stata approvata, quindi la risoluzione è all'unanimità. Passiamo al secondo punto all'ordine dei lavori di oggi. Un attimo. Allora. Ed è la proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Guido, Allabiso, Giannone e La Zazzera, avente ad oggetto tutela degli stabilimenti dei lavoratori e delle competenze artistiche e artigiane degli studios di Cinecittà e rilancio culturale delle produzioni cinematografiche. Prima ancora di iniziare la discussione vorrei fare presente che è stato depositato un emendamento. Sì, è un emendamento aggiuntivo. E al punto praticamente nel risolve di impegnare, al terzo punto, prima delle parole il sindaco, inserire anche il presidente del municipio settimo. Prima discussione,
parlare dell'emendamento? Sì, c'è un poco da discutere. Allora, sì, se ce la vuole presentare, consigliere Toti. Sì, a parte tutti i discorsi. Perché non posso proporre? Certo. Ho già proposto altri che sono stati pure approvati nel passato, voglio dire. Sono bravo così. Allora, questo emendamento, poi parleremo successivamente della importante, io dico, risoluzione. Questo emendamento, che voglio dire, è vicino all'intervento che ho fatto in precedenza per l'altra risoluzione, vuole mettere al centro il nostro municipio. Mettere al centro il nostro municipio, non soltanto mettere al centro il ruolo del presidente, ma mettere al centro il ruolo delle commissioni, del lavoro che noi facciamo in commissione, mettere al centro, ed è stato fatto un bel lavoro rispetto a questo, mettere al centro tutta l'istituzione municipale. Perciò, ecco, se vogliamo essere protagonisti rispetto a un discorso così importante, qual è il tavolo che andiamo in modo operativo a istituire, che io penso proprio sia importante, centrale rispetto a quello, alle proposte che noi abbiamo fatto in sede di commissione, è importante anche che non fosse nuovamente delegato il Comune di Roma soltanto, la Regione Lazio, il Municipio dei Beni Culturali, ma ci fosse anche il Municipio rappresentato chiaramente dalla Presidente del Municipio, che io penso farà tesoro di quello che è stato di quelle che sono le proposte, che è il dibattito che è venuto in sede di commissione, e porti e sia portavoce appunto di un discorso così importante qual è la tutela degli stabilimenti e dei lavoratori del nostro territorio, per un rilancio economico e culturale di questo territorio, appunto di questa proposta. L'emendamento era breve, quindi ho chiesto di poterlo illustrare perché era veramente molto 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 semplice. Vorrei invece iniziare la discussione sull'atto in se stesso. Dunque, sull'atto c'è un relatore? Consigliere Giannone. Sì, grazie Presidente. Allora, siamo molto, diciamo, felici e fieri di aver portato oggi qui in aula all'attenzione di voi consiglieri questa proposta di risoluzione. È una... Vorrei leggere l'oggetto perché è importante. L'oggetto di questa proposta di risoluzione è il seguente: tutela degli stabilimenti, dei lavoratori e delle competenze artistiche e artigiane degli studios di Cinecittà e rilancio culturale delle produzioni cinematografiche. Ecco, in questo titolo abbiamo cercato di sintetizzare l'obiettivo finale che noi vorremmo si raggiungesse per una eccellenza che ormai da decenni è qui presente sul nostro territorio e che, diciamo, non vorremmo che finisse mortificato in un utilizzo sbagliato. Noi crediamo fortemente che Cinecittà, gli stabilimenti, debbano ritornare ad essere un punto focale per la produzione cinematografica, come lo è stato per tanti anni in passato, e vorremmo che insieme ad essi fossero tutelate le tantissime competenze che negli anni, nelle decine di anni, si sono susseguite, si sono create. Tante professionalità e tante eccellenze in tantissimi settori, luci, suono, e quindi chiaramente vorremmo che queste eccellenze potessero continuare ad esistere, cosa che invece ultimamente non era. Per cui
Quest'atto nasce da un lavoro molto, molto lungo che abbiamo fatto, abbiamo intrapreso già dall'inizio della consigliatura, quindi diciamo da, da luglio, è un'azione frutto di un'azione partecipata con gli attori di Cinecittà e non solo, quindi i dipendenti, ma anche con i cittadini, le associazioni che intorno a Cinecittà tutelano in qualche modo con la propria presenza questo bene e quindi abbiamo con loro anche cercato di comprendere quale strada potesse essere più fruttuosa. Abbiamo organizzato in Campidoglio una commissione dedicata al tema, perché ovviamente è un tema molto rilevante, soprattutto di rilevanza non solo municipale ma comunale, e quindi abbiamo, ne abbiamo discusso poi in due commissioni, commissione cultura e in commissione lavori pubblici, perché è importante anche diciamo tener conto che Cinecittà è anche un luogo dove si costruiscono scene, quindi ci sono anche delle attività legate ai lavori pubblici. Poi, quindi diciamo, è passata in commissione cultura per un'espressione di parere e poi in commissione lavori pubblici, come dicevo, e infine è stata diciamo, votata come parere positivo ad una commissione congiunta cultura lavori pubblici. Vorrei adesso leggervi, ricordare gli impegni, perché è importante anche capire cosa noi chiediamo. Allora, questo la risoluzione di questa risoluzione è la seguente. La risoluzione risolve di impegnare il sindaco e la giunta capitolina ad operare celermente per la stipula di una nuova convenzione urbanistica con l'ente di gestione degli studios allo scopo di normare e ordinare i processi edificatori e di abbattimento delle strutture legate alle attività cinematografiche. Risolve ed impegnare il sindaco e la giunta capitolina, sempre tramite la stipula della convenzione di cui al punto precedente, a non consentire interventi urbanistici non direttamente correlati alle attività cinematografiche, quali alberghi, centri wellness, palestre, parcheggi e altre tipologie di destinazioni d'uso che vadano in direzione dell'intrattenimento e della speculazione e non in quella che ha caratterizzato Cinecittà nei tempi gloriosi, ovvero le produzioni cinematografiche e audiovisive. Risolve di impegnare il sindaco e la giunta capitolina a creare un tavolo operativo formato da Comune, Regione Lazio e Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo al fine di tutelare la natura artistica e culturale di Cinecittà, che deve essere votata alle attività cinematografiche e audiovisive e non a quelle intrattenitive e speculative. Tutelare il lavoro delle figure professionali storiche assorbite da tempo dall'ente privato gestore, permettendo loro di continuare ad operare con arte e mestiere come già fanno, senza il rischio di essere delocalizzate e o licenziate o messe da parte in caso di arrivo di maestranze terze ed estranee. Porre le basi per un rilancio comunicativo del marchio e dell'identità di Cinecittà nel mondo, allo scopo di favorire il ritorno massivo delle grandi produzioni italiane ed estere. Valorizzare le professionalità tecnico-specialistiche e artistiche dei lavoratori al fine di trasmettere i saperi alle nuove generazioni, parimenti al rilancio delle produzioni cinematografiche ed evitare che questi saperi vadano irrimediabilmente persi. Ecco, con questi punti noi pensiamo di poter diciamo, dare un segnale di incisività nel rilancio degli studios nel settore che gli sono propri, cioè la cinematografia e l'audiovisivo, mantenendo quelle che sono, eventualmente anche rafforzando, quelle che sono le specificità, le capacità proprie dei dipendenti, sperando che questa azione possa, nel più breve tempo possibile, aprire nuovi scenari. Grazie. Allora, ho visto che ci sono interventi, però leggevo sul regolamento che è possibile dare la parola all'assessore prima che inizino gli interventi dei consiglieri e siccome me lo ha chiesto ed è qui, le cederei la parola. Sì, grazie. Tanto ruberò
veramente poco tempo, però ci tenevo particolarmente ad esprimere la mia soddisfazione per questa risoluzione, perché è stato il mio primo impegno pubblico da assessore. Era all'inizio di luglio, subito dopo la nomina e la presentazione in consiglio al Cinecittà Film Festival. Mi invitarono proprio per parlare di questa problematica e a lungo discutemmo insieme con i lavoratori, e veramente sono proprio quasi commossa, direi, non solo per le ovvie ragioni, e anche insomma per questo vi ringrazio particolarmente di aver interrotto brevemente il consiglio all'inizio, e non dico altro per non dare troppa enfasi alla commozione. Torno quindi sul discorso di Cinecittà, ed è questo, ecco, che voglio esprimervi la mia gratitudine in questo senso, perché presi un impegno in quella assolata e afosa giornata così diversa da quella fredda di oggi, e mi fa tanto piacere vedere che questo impegno sta vedendo i suoi frutti. Grazie. Interventi? Chi si era prenotato? Non ci sono interventi? Se non ci sono interventi, passiamo alle... Consigliera Biondo. Grazie Presidente, intanto ben trovati e buon anno a tutti, dato che non ho avuto modo di farveli personalmente. Come Partito Democratico ci teniamo ad intervenire, ringraziamo anche l'assessore per la sua presenza, perché questo è un tema che ci è... insomma, ci fa molto piacere discutere tra i primi atti, se non diciamo il primo atto di questo 2017, non solo perché Cinecittà è, io penso, il secondo simbolo di Roma dopo il Colosseo nel mondo, e questa è una cosa che troppo spesso ci siamo dimenticati e che i cittadini del nostro municipio spesso dimenticano, perché non è più percepito come era qualche decennio fa, ma anche perché insomma siamo in una sede istituzionale che era la sede dell'Istituto Luce, viviamo nel cuore pulsante dell'audiovisivo e del cinema e delle produzioni audiovisive di questa città, e aggiungerei di questo paese, l'Istituto Luce, il Centro Sperimentale di Cinematografia, Cinecittà, ecco, tutti elementi che fanno parte diciamo di un triangolo virtuoso di questo territorio, di questa città, e che dobbiamo continuare e ricominciare a valorizzare. Quindi sì, siamo anche noi contenti, come diceva l'assessore, di discutere questo tema. È chiaro che i frutti si vedranno nei prossimi mesi e noi siamo assolutamente a disposizione e speriamo che si lavori in questo senso. Nello specifico ci tengo a dire veramente due cose. La prima è che io penso che proprio per continuare il discorso su questo tema, forse potremmo anche discuterne in una commissione commercio, perché io ricordo che la commissione commercio è anche la commissione sviluppo economico, e noi però non ce lo siamo mai ricordato, e invece il tema di Cinecittà, delle produzioni dell'audiovisivo, è un tema che riguarda anche lo sviluppo e soprattutto lo sviluppo economico, ancor prima dello sviluppo culturale e diciamo sociale di questo territorio. E quindi mi piacerebbe discutere con i produttori, con le associazioni di categoria, che su questo stanno facendo tanto da tanti anni, anche quando la politica è o è stata assente. Mi piacerebbe ascoltarli in commissione e capire insieme a loro come procedere anche su quel versante, perché il rilancio di Cinecittà deve innanzitutto, e lo dice questa risoluzione, passare da un rilancio produttivo. E da questo punto di vista anche da un rapporto con altri poli dell'audiovisivo che sono presenti in questa città, quindi su questo possiamo fare un lavoro con gli altri municipi. Ed è per questo che l'unica cosa che voglio aggiungere è che noi non solo condividiamo questa risoluzione, tant'è che, come molti di voi sanno, prima delle vacanze di Natale abbiamo proprio in questo municipio, come gruppo del Partito Democratico, promosso un'iniziativa
che è stata, mi pare, il 15 dicembre, che ha avuto molto successo proprio per testimoniare che questo è un tema forse un po' rimasto sotterraneo, ma che invece ancora interessa e appunto commuove i cittadini di questo municipio, perché lo vivono da prima di me, diciamo, e quindi ricordano dei tempi migliori e diversi. Quindi è per questo che, diciamo, ci siamo ritrovati forse casualmente a portare avanti questo tema contemporaneamente, e siamo molto d'accordo su uno degli impegni che diciamo, citava prima il consigliere, ovvero il tema di creare questo tavolo operativo con la Regione Lazio, il Comune di Roma e il Ministero dei Beni Culturali, perché è chiaro che il municipio e il Comune di Roma insieme possono fare delle cose, soprattutto dal punto di vista, diciamo, urbanistico, e questo è un primo impegno che io penso, insomma, che l'assessore e la nostra presidente possono prendere in prima persona, dato che mi sembra che il rapporto con il Comune sia stretto e operativo, ma è importante su questo ingaggiare fortemente anche la Regione Lazio, che su questo, sul tema dell'audiovisivo, da qualche anno ha fatto e sta facendo delle cose, intercettare anche i bandi della Regione, che su questo, diciamo, hanno avuto la capacità proprio di fare quello che cercavo di dire prima, ovvero sono dei bandi che non ha fatto semplicemente l'assessorato alla cultura della Regione Lazio, ma che hanno fatto insieme assessorato alla cultura e assessorato allo sviluppo economico, proprio nell'ottica di un rilancio appunto economico del settore dell'audiovisivo. E appunto di ringaggiare fortemente il Ministero dei Beni Culturali, che chiaramente è protagonista non solo dal punto di vista tematico, ma anche è proprietario degli studios, perché io penso che possiamo dirci molto francamente e serenamente che l'esperienza che ha visto a capo di Cinecittà il signor Abete è un'esperienza del tutto fallimentare, e che forse dovremmo chiedere, anzi, di fare un passo indietro e di far riassumere la gestione e l'indirizzo al Ministero dei Beni Culturali, per fare in modo che questo rilancio sia non solo, diciamo, pubblico, che è per tutti noi fondamentale, ma abbia anche una visione che vada un po' più in là della, diciamo, della gestione privata e del ruolo che Cinecittà deve avere non solo per la nostra città, ma per il nostro paese e io penso anche per tutta Europa. Grazie. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, io inizierei dicendo 2010-2017, 7 anni, ancora siamo allo stesso punto. Quindi, per dire che è un problema che parte da qualche anno, da un po' da lontano. Quindi, perché dico 2010-2017? Perché nel 2010 in quest'aula affrontammo lo stesso problema e fu fatta una mozione che poi presentai io e fu votata all'unanimità, ma che ha iniziato un percorso che poi si è interrotto. Perché? Perché ovviamente il problema è più grande di noi, è un problema dove all'interno ci sono dei poteri forti, per cui non è facile poter scardinare questo meccanismo. Io vedo che l'assessore è dotato di buona volontà e mi auguro che questo possa avvenire, perché essere contenti di avere questo risultato poi diventa una croce da portarsi dietro fino ad arrivare al Ministero, che non è facile. Ma quello che poi emerge è che ovviamente 7 anni per dire che Cinecittà è rimasta in mano di chi di dovere. Oggi probabilmente il nome che è stato fatto prima ha fatto un passo indietro, quindi sta in, diciamo così, in trattativa con un Ministero, vuole probabilmente una buona uscita, e per cercare di evitare, no, e di lasciare questo marchio famoso in tutto il mondo, come si diceva, nella gestione dell'amministrazione, quindi della competenza del Ministero. Ora, io non rifarei però gli stessi sbagli che sono stati fatti l'altra volta,
come suggerimento e sono d'accordo con l'impostazione che è stata data a questa risoluzione, perché credo e spero che il senso sia quello di partire dal territorio, nel senso che dopo aver fatto la mozione nel 2010 facemmo appunto 37 tavoli dove all'interno c'erano tutti i personaggi che poi hanno gestito ovviamente in modo anche diretto, anche dal punto di vista insomma dell'ottica personale, dell'istituzionalità che rappresentavano, ognuno la propria parte e il proprio potere, per dire che ancora deve essere insomma sistemata la legge sull'audiovisivo regionale. Si arrivò quasi a potersi a votare insomma la legge e poi fu bloccata. Quindi quello che voglio dire è che se si inceppa un pezzo del procedimento, del procedimento amministrativo in tutte le sue fasi, la cosa rimane appesa, perché abbiamo purtroppo diversi interlocutori su cui ragionare. Quindi l'amministrazione municipale e comunale in questo caso sono dalla stessa parte, perché dovranno intervenire solo ed esclusivamente per quanto riguarda la parte urbanistica. La regionale, per quanto riguarda la legge sull'audiovisivo, che non è poca roba, poter mettere insieme a fine, diciamo, quindi nella promozione della legge, all'interno della legge, le figure preposte per mettere insieme una Film Commission Lazio che è tra le ultime, no? A livello italiano, perché voglio dire, l'ha superata anche quella della Basilicata, della Puglia, e non parliamo della Film Commission del Piemonte, dove effettivamente danno molto spazio all'attività di produzione cinematografica e quindi alle, come si dice, alle varie alle varie insomma attività e alle varie professioni. Quindi dobbiamo avere una posizione chiara, municipio, comune, per andare in regione a discutere con la regione, con l'istituzione regionale, di avere un ruolo ben preciso e ben definito, quindi a mettere dei paletti. Dopodiché si chiama il ministero, gli si dice che è appunto il detentore, quindi dal punto di vista proprietà, che la situazione deve cambiare, quindi la convenzione va riscritta nei modi e nei criteri che sono quelli della produzione, cioè dentro Cinecittà deve entrare l'idea e deve uscire il film finito, questo è il fine, se no non, quello spazio non ha il suo fine, non riscontrerà il suo riferimento per cui è stata istituita e creata. E non porteremo nessun vantaggio a quei dipendenti, a quelle professionalità, perché se non si fanno i film là dentro non potremo tutelare nessun'altra. Si sente il freddo? Ah, vedo che, no, pensavo mi diceva sì, invece no, perché fa freddo. Ah no, faceva tutto e tutto. E no, perché pure io insomma sto. E quindi dico, non possiamo tutelare, se non altro dal punto di vista amministrativo, quelle poche persone che fanno la parte amministrativa, ma per tutto il resto non potremmo mettere dei corsi, delle scuole, perché se noi insegniamo a qualcuno di fare un mestiere e poi non lo può praticare, è inutile che lo insegniamo. Quindi questo è il ragionamento. Mi auguro che questi 7 anni che sono passati, oggi si possa ripartire cambiando completamente lo schema, cercando di portare dal basso fino al Ministero un quadro chiaro, così il Ministero si rende conto di dover ovviamente dar voce e gestire il nostro marchio di Cinecittà nel miglior modo possibile, cioè di non rifare lo sbaglio di darlo a terzi, a personaggi che invece di investire in Cinecittà hanno investito da altre parti, soldi che devono andare a Cinecittà. Chiaro? Poi dice Cinecittà ovviamente stava in crisi, ha venduto un pezzo nel tempo a Cinecittà 2 per pareggiare i conti, tutte queste belle storie che ormai, voglio dire, qualcuno se si mette su internet riesce a sapere. Però questo è stato fatto volutamente, cioè c'è stato un'azione scientifica di a chi di dovere per poter mettere Cinecittà in difficoltà e investire dei soldi da altre parti. De Laurentiis era socio della famosa società, eppure non ha mai messo un soldo, non ha mai fatto un film a Cinecittà, chiaro? Quindi questo è il discorso.
dal punto di vista urbanistico l'amministrazione comunale ovviamente ha un maggior peso, quindi dedicare queste cubature alla possibilità ovviamente di poterle gestire per la realizzazione dei film e per i manufatti, quindi e non per, come è stato ben spiegato, per altre scelte o altre idee. E concludo dicendo appunto che importante è intervenire sulla convenzione urbanistica. L'importante è di intervenire appunto sulla convenzione urbanistica riferito all'attività cinematografica, quindi poter permettere sia ai capannoni, alle strutture o quello che sia di poter essere adottare e utilizzare la cubatura, come dicevo prima, per la realizzazione di film, difendere le figure professionali e il marchio. È ovvio che viaggiano di pari passo. Se difendiamo il marchio difendiamo le figure professionali e i dipendenti, se difendiamo i dipendenti di conseguenza difendiamo il marchio, quindi mi sembra una cosa scontata. E quindi poi ovviamente da lì, quando uno ha ben chiaro quello che pensa di poter ottenere, è normale che le scuole, le formazioni eccetera eccetera all'interno sempre dell'istituto, no? E quindi con la lavorazione di film si possono ben formare altre professionalità, perché poi fanno anche degli stage che sono sul campo e possono portare avanti il loro insegnamento. Quindi Fratelli d'Italia penso che ovviamente non ha dubbi di poter dire di essere d'accordo, perché ripeto, 2010 ci siamo avvicinati a questo meccanismo, purtroppo ci sono stati degli impedimenti, ci sono stati dei blocchi durante i vari passaggi, spero che questo possa non avvenire più, ma se, come diceva anche la collega che prima mi ha preceduto, se si va in questa direzione, io penso che la soddisfazione di poter contribuire come municipio poi di appartenenza, ce l'abbiamo qui e ci chiamiamo con lo stesso nome, poter contribuire a un risultato di questo tipo, penso che sia, a prescindere dai colori, soddisfazione particolare per tutti. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Ciancio? Grazie Presidente, mi scuso se sto ancora con il cappotto e la sciarpa, ma in effetti è un freddo. E io, come dire, volevo dare un piccolo contributo di conoscenza rispetto a questo ottimo lavoro che ha intrapreso nel mese di luglio l'assessore, quindi la ringrazio per questo impegno e per questa risoluzione che arriva in discussione in aula, dove tutti siamo d'accordo su un cambiare la convenzione urbanistica, che è quell'elemento che fa costruire metri cubi che non servono magari a quella, alla produzione cinematografica sicuramente, ma noi quando parliamo di cambiare la convenzione urbanistica lo dobbiamo fare per tutte le opere pubbliche. Perché una è la convenzione urbanistica che viene approvata dal comune, poi viene per il parere nel nostro municipio, ed ahimè è lì che dobbiamo intervenire per dare un segnale di diverso rispetto a quello che si vuole fare nel territorio, ovunque esso sia, dal centro alla periferia, quindi cercare di avere autorevolezza nell'imporre metri cubi in meno, e con oculatezza la pubblica amministrazione deve capire dove si può e dove non si può, perché non è detto che poi un investimento recettivo non possa dare anche frutti dal punto di vista del cinema, dello spettacolo e così via. Non è questo caso naturalmente, in cui sono convintissimo che si deve recuperare quello che c'è, però mi sorge una questione che vorrei porre all'attenzione dell'assessore. Noi ritroviamo per tutta Roma degli spazi dove fanno un film, stanno girando, e il comune incassa pochissimo per l'occupazione di suolo pubblico,
Ecco perché conviene avere il Boccascena di Piazza di Spagna, un palazzo a quartiere San Sabba, Villa Fiorelli dove vengono a girare e lasciano i camion fuori. Poi alla fine cosa entra al comune? Nulla, perché pagano pochissimo d'occupazione di suolo pubblico. Quindi per invertire il modello e portare negli stabilimenti dove possono realizzare scenografie bellissime, ricordo il film Il nome della rosa, se non sbaglio il castello era stato ricostruito all'interno eppure era perfetto, bisogna dare una convenienza, cioè non possiamo svendere la piazza, il Parco degli Aranci per ogni domenica che fanno un film con tutti i disagi che ne conseguono e poi pretendere che vadano a girare dentro gli stabilimenti di Cinecittà. Andranno a girare lì come in altri stabilimenti se c'è una tutela di quello che è il nostro panorama architettonico che abbiamo in tutte le strade. E pagano magari le famiglie 2.000-3.000 euro per girare un film dentro una casa un po' liberty, quello si può ricostruire negli stabilimenti naturalmente, però bisogna invertire questo aspetto, quindi ci sono dei fattori, il tavolo è importante, dove al tavolo si devono sedere delle persone competenti e che sappiano valutare bene, non così perché dobbiamo cambiare la convenzione, si devono fare, alla fine è un problema molto grande. Ecco perché 2010, oggi, la situazione è stata anche degradata, l'ho detto l'altra sera all'assemblea che abbiamo fatto, un po' anche per colpa di un mondo di Cinecittà che ha svenduto film di cassetta in un periodo storico in cui si è scesa a picco naturalmente in una direzione sbagliata. No, il neorealismo è stato un momento straordinario, però ci sono stati pure gli anni 70 poi, e qualcuno dobbiamo ricordare, dove all'interno c'era tutto, era tutto lì, però si facevano delle cose solo per avere dei finanziamenti, per avere soldi facili. Io mi auguro che questo tavolo possa coinvolgere essenzialmente il MIBAC, che deve essere assolutamente protagonista, no? E la Regione Lazio, il Comune e naturalmente il nostro municipio per quello che è l'aspetto, come dire, della location. Noi abbiamo il simbolo alle spalle della nostra aula, per cui sicuramente siamo delegati a poter dire qualcosa in merito, ma non pensiamo che si possa fare tutto cassando tutto. La mediazione è una strada sicura, è quella che ci consentirà di fare qualcosa, perché i soldi sono sempre di meno e diverse. Noi non interveniamo a livello capitolino col regolamento sull'occupazione di suolo pubblico, continueranno ad andare al quartiere San Sabba a girare dei film anziché venire nei meravigliosi studio di Cinecittà, dove tutti noi siamo perlomeno convinti che si possa risvegliare un mondo del lavoro e un mondo delle arti e dei mestieri che sta svanendo. Però, come diceva il consigliere che mi ha preceduto, ci deve essere il lavoro, se no si fa nulla. Grazie. E naturalmente siamo d'accordo su questa mozione, che è un inizio di lavoro ben strutturato. Grazie. Allora, ci sono altri interventi? Sì? No, ecco, volevo soltanto rimarcare una cosa. Ok, un attimo, consigliere Pompei, volevo dire solo una cosa, la interrompo un attimino. È stata proposta una piccola variazione all'emendamento e dopo verrà illustrata. Volevo solo anticiparvelo. Grazie, consigliere Pompei. Prima di tutto grazie, Presidente, per avermi dato la parola. Volevo soltanto dire questo. Seguo un attimino quello che ha detto il consigliere Giuliano. Lui ha avuto in giovanissima età la fortuna di lavorare come segretario di produzione in un paio di produzioni cinematografiche. Quello che volevo rimarcare era questo, è l'aspetto che il cinema, oltre ad essere un fatto artistico, è anche, e forse prevalentemente, anche se non si vede, è un'industria. Un'industria che richiede un enorme investimento di denaro e con risultati incerti. Quindi occorrono finanziatori con molto coraggio, delle idee nuove, quindi qualche cosa che a un certo punto innovi, come successe nel neorealismo in passato,
e più che altro questo sia agevolato da una normativa e da un sistema di produzione che agevoli questi investimenti. Noi possiamo parlare quanto vogliamo, ma possiamo difendere il posto, possiamo difendere la location, ma non raggiungeremo risultati efficaci se a un certo punto non creeremo un contesto, diciamo così, normativo, procedurale, che agevoli gli investimenti, questi investimenti, anche da parte di personaggi di produzioni straniere. Le produzioni straniere amano molto Roma. Roma è una location fondamentale e fare un film a Cinecittà significa comunque già dare un marchio, come posso dire, di bontà, di buona provenienza del prodotto cinematografico. Avete visto gli ultimi film che sono stati girati. Il problema è che siamo purtroppo, da quando è sparito poi il Ministero per il turismo e lo spettacolo, a un certo punto siamo, con l'avvento poi della normativa regionale, siamo sommersi da una serie di norme per cui gli investitori stranieri, quando vengono qui da noi, si mettono paura non tanto della... posso dire dell'aspetto sindacale interno, ma si mettono paura del quacervo di norme nelle quali è difficilissimo poi districarsi. Tutto qui. Quindi il problema è più grande di noi, come giustamente. Vabbè, questo. Ma non è tanto questo, il problema è che a un certo punto non sanno per chiedere un'occupazione di solo, occupare una piazza per l'aspetto amministrativo, per, come posso dire, per gestire le maestranze, le comparse, i generici, oppure per occupare una piazza, richiedono tutta una serie di adempimenti burocratici che non sono facili. Ho capito, però a un certo punto che costano poco costano volevo niente. Ricordare che non è un dibattito, il dibattito poi magari lo vabbè, facciamo in commissione comunque, al famoso tavolo. Comunque ecco, volevo soltanto rammentare questo e vedere e rimarcare che questo aspetto normativo non facilita certo iniziative industriali come quella cinematografica. Tutto qui, grazie Presidente. No, volevo dire, non è che non ce l'avevo col consigliere Ciancio perché era il consigliere Ciancio, è che stava diventando veramente un dibattito, allora uno si può anche cominciare a accettare, non ce l'avevo con nessuno e penso che era un, diciamo, un rivolto a tutti. Quindi. Vorrei ricordare che per le persone che sono al di là della transenna, per fare le foto va sempre in genere, va sempre richiesto il permesso prima, noi non abbiamo niente in contrario, abbiamo anche un operatore che riprende e che poi trasmette regolarmente sui suoi canali, quindi non c'è nessun problema, però anche per aiuto, colpa mia, diciamo in genere buona norma comunque chiedere, va bene. Allora, ci sono altri interventi? Consigliere Toti? Volevo dire che dispiace, come ha ribadito il consigliere Giuliano Fulvio, che mi ha preceduto, rispetto alla mozione che è stata presentata dal Consiglio, io stavo in 9, comunque in 10, e questa mozione che praticamente non ha avuto il seguito, non ha avuto seguito e purtroppo oggi ci ritroviamo a discutere e a ricominciare da capo rispetto a uno che dei temi, io penso, centrale anche per i prossimi mesi del dibattito che ci sarà qui nel nostro municipio. È uno, come è stato ribadito anche da altri consiglieri, uno dei simboli più importanti della nostra città e noi abbiamo l'onore come municipio, a parte il nome Municipio Roma Cinecittà, di averlo nel nostro territorio. Perciò è una grossa responsabilità quella che noi abbiamo, perché dobbiamo anche noi, proprio perché l'abbiamo nel nostro territorio, essere protagonisti, cercare di essere protagonisti delle scelte importanti che dovremmo, i vari enti dovranno fare nei prossimi anni. Assolutamente quello che noi mettiamo come Roma Popolare
al centro assolutamente è la tutela degli stabilimenti e dei lavoratori. Il fatto che gli studios devono essere un impegno per il municipio, per un rilancio economico e culturale del settimo municipio. Ribadire con forza il tema della centralità occupazionale, poi anche, come accennavano altri consiglieri, la necessità di una nuova convenzione urbanistica e un rispetto delle cubature che devono essere indirizzate verso gli studios, e anche dobbiamo purtroppo ribadire il disinteresse che si è stato negli anni da parte del Ministero dei Beni Culturali e della Regione Lazio, che non è riuscita rispetto al tema dell'audiovisivo ad arrivare a risultati concreti. Poi un'altra proposta che è venuta da operatori dei studios è quella di incominciare un percorso per inserire gli studios, proprio per l'importanza mondiale che hanno, come patrimonio nel patrimonio dell'UNESCO. Era stato detto da un'operatrice in sede di commissione, i commissari sicuramente se lo ricordano questo qui, che è anche un'altra cosa importante che io penso debba partire da questo municipio arrivare ecco, a una determinazione, in modo che poi i vari enti siano anch'essi promotori di un discorso di questo tipo, che vede appunto anche la centralità di Cinecittà e del nostro quartiere. E poi in ultimo la proposta che io ho fatto rispetto al tavolo operativo, che senz'altro deve vedere protagonista il nostro municipio attraverso la Presidente, ma attraverso l'Assessore, ma anche e soprattutto attraverso il dibattito che seguirà in Commissione. È stato un dibattito molto proficuo quello che si è svolto nelle varie Commissioni rispetto a questo tema, senz'altro allargarlo anche alla Commissione Commercio, proprio per la centralità, come ho detto, del tema sia economico e sia occupazionale del nostro territorio, e perciò un lavoro e una proposta, come ho detto, che devono venire non solo dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio, dal Ministero dei Beni Culturali, ma soprattutto veda il protagonismo del settimo municipio, complessivamente le varie istituzioni che fanno parte del municipio. Altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, assessore che è fuori. Vabbè. Allora, diciamo, il dibattito che si è aperto sta fino adesso mettendo molta attenzione su quello che c'è stato negli anni passati. Poco si diceva, e forse anche qualche cosa che ci dobbiamo lasciare indubbiamente alle spalle. Certo, la storia di Cinecittà, oltre che, diciamo, una storia che è conosciuta a livello mondiale, è stato l'UNESCO che ci ha ricordato diciamo, la sua importanza, l'ha ricordato non solo a noi che siamo nativi di questo territorio e quindi con Cinecittà vuoi o non vuoi abbiamo un legame un po' particolare, ma anche a tutto il mondo. Però, diciamo, dire che da qui agli anni anche passati non sia accaduto proprio nulla, forse commettiamo un errore. Forse se non vediamo tutto quello che c'è stato all'interno del settore, non riusciremo però forse neanche troppo bene ad inquadrare i passi che forse andrebbero fatti anche a partire da questa risoluzione che stiamo discutendo qui oggi e che impegna quindi il Campidoglio a fare dei passaggi successivi. Perché? Perché la storia di Cinecittà è appunto una storia travagliata. Anche il solo pensare a quello che oggi stiamo cercando appunto di tutelare, mettendolo nero su bianco all'interno di questo nostro atto, ma 90 contratti di solidarietà firmati sono una cosa pesante, sono
le famiglie che sono state in una situazione di difficoltà e sono pezzi di questo municipio, ce lo ricordava anche una audizione in commissione, persone che da sempre vivono e stanno sul nostro municipio e quindi sono veramente le loro economie, le famiglie delle loro economie, oltre alle loro esperienze che hanno la necessità di essere incentivate, sostenute e anche tramandate. Poi c'è stato un tentativo di speculazione, però dire fino ad oggi che non si è tentato di bloccare quel tentativo di speculazione non farebbe neanche troppo, non darebbe neanche a quei lavoratori che veramente con un'occupazione continua e forzata hanno evitato che veramente quello che viene citato qui, quindi tutto quello che non ha a che fare con il cinema e con l'audiovisivo potesse invece entrare a far parte di quello che abbiamo, diciamo, a pochi chilometri da quest'aula. E questo perché contestualmente ha fatto emergere la necessità non solo locale ma anche nazionale di arrivare anche in modo bipartisan, devo dire, all'approvazione della prima legge sul cinema. E questo è stato tra l'altro credo un messaggio importante che è stato dato anche al paese, cioè su questo tema non ci si è divisi, anzi si è fatto un lavoro importante alla Camera e al Senato, si è portato a casa un importante risultato che interviene sulla disciplina del settore del cinema e della produzione cinematografica e a detta anche di quegli operatori che stanno soffrendo, perché non c'è dubbio che, prima c'era il consigliere e lo ripeteva, è un'industria vera che ha bisogno di investimenti robusti, seri, e soprattutto ci sono tanti piccole parti, a partire dai lavoratori fino ad arrivare appunto alle produzioni, alle società di produzioni, che oggi si affacciano anche sul cinema internazionale, mondiale, che ovviamente sul territorio nazionale hanno in parte anche risentito, no? E quindi c'è una necessità di un piano di reindustrializzazione che ponga e parta, che penso che sia questo l'obiettivo che ci mette tutti insieme oggi, da un punto fondamentale, cioè ripristinare quelli che sono i luoghi di produzione naturale, con la loro vocazione originaria, e Cinecittà è indubbiamente uno di questi. Lo dico perché quella legge sul cinema che, ascoltando alcuni operatori, anche qualche sindacalista, ci diceva è una buona legge perché sta togliendo gli alibi a chi, guardando ad un mercato internazionale, oggi dice ma lì mi costa di meno, ma lì c'è il famoso discorso sul tax credit, ha aiutato questo, ha aiutato a riprodurre, a riportare le grandi produzioni internazionali qui. Le piccole produzioni italiane, qui prima mi stavo confrontando adesso con la consigliera Biondo, anche Gig Robot, che non so se qualcuno, lo chiamavano Gig Robot, qualcuno l'avrà visto, è stato di nuovo rigirato qui, insomma sembra che qualche cosa si stia muovendo. Quindi sembra anche che quella spinta, forse non troppo forte, che forse va sostenuta anche a livello locale, sì, indubbiamente, penso che questo sia un impegno che ci dobbiamo prendere, però diciamo partiamo da un punto avanzato, non diciamo di retro, non guardiamo indietro, ma stiamo cercando di guardare avanti. Poi ci sono due punti e credo che questo sia un punto di forza di questa risoluzione, quindi è per questo che diciamo, il piano sul quale ci siamo confrontati è molto valido, perché ovviamente ci sono due aspetti, c'è quello della salvaguardia dal punto di vista urbanistico e poi c'è quello del rilancio, che prevede appunto quello che stavamo dicendo, un rilancio culturale, un rilancio anche finanziario, perché poi sono necessari anche gli investimenti. E quindi io credo che il municipio debba essere assolutamente, il ruolo del municipio deve essere centrale assolutamente nella scrittura di un nuovo, come viene citato qui, di un nuovo regolamento di carattere urbanistico che tiene conto della destinazione d'uso cinematografica degli stabilimenti. Dall'altra parte però dobbiamo anche essere diciamo sinceri tra di noi, dobbiamo veramente, e su questo noi abbiamo forse un minimo, ma contestualmente anche invece un importante contributo lo possiamo dare, perché siamo diciamo il livello più basso, ma è importante che quel tavolo interistituzionale veda il municipio rappresentato, metta insieme tutta quella filiera che nel corso degli anni non è che non ha lavorato,
ma ha lavorato in modo autonomo, senza parlare tra di loro. Quindi mettere insieme tutte quelle parti che in un modo o nell'altro hanno dato un contributo fino ad oggi, ma non sono riusciti a fare mai quadrato intorno a loro, non hanno mai chiuso su una proposta vera. Penso che in questo momento le condizioni ci sono. Sulla città di Roma si aprirebbe un momento di discussione importante, e lo dico perché sono convinta che la cultura abbia una doppia funzione, non solo quella di rilanciare su tutta la città anche un senso di appartenenza generale, no? Tutti diciamo, ci ricordiamo quelle che sono stati diciamo, anche stagioni migliori sulla cultura, per la cultura nella nostra città, però credo che in questo momento possa svolgere, a partire da luoghi come questo, e non solo perché c'è Cinecittà, ma perché questi sono anche luoghi di periferia, può svolgere quel ruolo importante per arginare anche quelle continue vicende che purtroppo si sommano e stanno diventando dei racconti quasi quotidiani di disgregazione sociale, di abbandono dei nostri quartieri. E io penso che invece ripartire anche dalla cultura e anche dalla necessità, e se lo facciamo dal nostro municipio credo che sia un segnale importante per la città di Roma, credo voglia dire anche rimettere insieme una filiera che, per quanto diciamo nelle sue caratteristiche prettamente territoriali, invece ridà anche a quelle giovani vocazioni che escono magari dal nostro Istituto Luce quella rappresentanza e quella voglia di dare al nuovo cinema italiano magari una nuova linfa e un contributo in più. Quindi su questo ci siamo trovati un po' per caso, però diciamo con una convinzione comune, e quindi tutti i passaggi operativi che da questa risoluzione scaturiranno vedranno il Partito Democratico assolutamente convinto e operativo al tempo stesso. Grazie. Consigliere Candigliota. Grazie. Allora, mi propongo sempre di non parlare, poi dopo alla fine sono costretto sempre a intervenire. E i buoni propositi per il nuovo anno sono andati a farsi friggere. Allora, la cosa che, citando forse un consigliere che più che un film qui mi sembra un cartone animato, ma un cartone animato perché? Perché è pura fantasia. Cioè, quando noi di fatto facciamo una cosa che casualmente è contemporanea, perché poi si vedono sui profili Facebook incontri con gli studios prendendosene quasi meriti, ma vabbè, non è questa la cosa importante, tanto più che altro, guarda, magari sarà stata anche una casualità che era contemporanea. E diciamo questo, che la cosa fondamentale è l'obiettivo, perché l'obiettivo è quello che ci interessa. È vero, dal 2010 sono passate due consigliature, però non è stato fatto niente fino ad oggi. Allora, come ovviamente tutte le cose che noi magari proponiamo che non sono state viste, magari cito adesso, faccio un esempio, il discorso delle bancarelle su cui stiamo lavorando, c'era stato detto questo, ma voglio dire, non è stato mai fatto niente. Allora giustamente uno dice, ci proviamo noi, hai visto mai, ci proviamo e ci riusciamo, vedi Giulia Agricola ad esempio, no, mo dico uno. Ma va bene, il contesto non è tanto questo, bisogna capire che per agire, intanto questo è un primo step culturale, quindi vogliamo dare un segnale culturale. Poi il discorso che comunque è del Dipartimento Sviluppo Economico va benissimo, ma poi magari lo possiamo anche vedere nella Commissione Commercio. Questo è intanto un primo step, che è fondamentale intanto cominciare un percorso. Poi eventualmente possiamo andare a lavorare anche su altre cose, prendiamo bene gli spunti che ci avete dato e possiamo anche svilupparli. Però la cosa fondamentale è riuscire, come non è stato fatto fino ad oggi. Grazie. Altri interventi? Consigliere Guido. Grazie Presidente. A volte mi sembra di non conoscerla affatto Cinecittà.
Per me si riduce a pochi elementi scenografici, a pochi luoghi. Il primo è il cancello d'ingresso, che in parte conserva una suggestione, la sensazione di oltrepassare una soglia fatata e particolare. Più di tante altre soglie o porte, il cancello di Cinecittà ha qualcosa di simbolico, ha segnato per me un inizio. Il Teatro 5 è il più importante dei luoghi della mia Cinecittà, ci ho lavorato più che negli altri. È il più grande teatro di posta del mondo, dicono. E io non lo so, ma i teatri della Paramount che ho visto a Los Angeles sono al confronto molto piccoli. Nel Teatro 5, nell'agosto del 1959, lo scenografo Pietro Gherardi ricostruì interamente Via Veneto per La Dolce Vita e da quel momento per me Cinecittà e ha sostituito il mondo. Questo qui è Federico Fellini. Io faccio un po' la summa della questione, anche perché c'ho... No, soprattutto 1959, perché anagraficamente non si poneva il caso. Allora, cioè questo atto è stato cioè frutto di un percorso molto lungo, iniziato in luglio, come già accennava l'assessore. C'è stata per l'appunto anche una commissione congiunta capitolina tra urbanistica e cultura, una cosa che mai è successa in precedenza, proprio per dare una spinta decisiva alla tematica Cinecittà. L'oggetto della risoluzione è tutela degli stabilimenti, dei lavoratori e delle competenze artistiche e artigiane degli studios di Cinecittà e rilancio culturale delle produzioni cinematografiche. Allora, qui ci sono due aspetti da considerare. Il primo è urbanistico, il secondo è socioculturale. Dal punto di vista urbanistico serve una nuova convenzione, cioè non è che si deve cambiare, si deve proprio scrivere ex novo. Perché l'ultima di cui abbiamo notizia ci risale all'83, scadeva 10 anni dalla sua promulgazione, quindi siamo piuttosto scoperti in questo ambito. Ma soprattutto serve una convenzione urbanistica per normare tutta l'attività edificatoria e all'interno. E anche è abbastanza disarmante il fatto che in tutti gli altri compound cinematografici del mondo ci sia una normativa ad hoc per le costruzioni che avvengono all'interno di studi cinematografici per lo scopo cinematografico. Questo qui non c'è. Quindi questa convenzione serve anche a questo. E come l'aspetto socioculturale che io diciamo riassumo nella formazione del tavolo tra noi parte comunale, la regione e il ministero, sia l'altro punto fondamentale e che riguarda ovviamente anche l'aspetto più sociale invece, che è quello dei lavoratori. Cioè, fra alcuni giorni ci sarà un incontro tra questi lavoratori e il ministero, per l'appunto, perché come sappiamo tutti sono in contratto di solidarietà e che mi pare scada a febbraio, se non erro. Quindi cioè questo incontro credo sia votato proprio a quello. C'è anche un rapporto abbastanza difficoltoso attualmente tra l'ente gestore degli studios, quindi la parte privata, con Cinecittà Luce, che sarebbe diciamo, la parte che rappresenta il Ministero. La situazione è piuttosto intricata, questa risoluzione cioè, un po' ripercorre la storia di quello che è stato di fatto. E come Movimento 5 Stelle, come gruppo di maggioranza, noi ci impegniamo cioè portare cioè questo atto subito, come già abbiamo parlato nella Commissione Capitolina, per ottenere quanto prima una deliberazione di origine capitolina che prima di tutto inizi il lavoro su questa convenzione, perché è necessario. E in secondo luogo per la formazione cioè di questo tavolo, in cui io voglio che il municipio e anche altri consiglieri, ce leggevo anche l'emendamento cioè che è stato proposto, ancora non è stato letto, però l'ho visto, mi sono spostato e l'ho visto, che posso già dire che trovo valido perché inserisce anche il municipio settimo all'interno di questo tavolo. E per una volta partiamo dal basso, partiamo dai cittadini, partiamo dal municipio per arrivare al comune, per arrivare alla regione e cioè per arrivare cioè poi anche al ministero. Il quale ministero? Io certo che la tutela è a partire dal Ministero e questo siamo tutti d'accordo, però quando le cose sono partite dall'alto io ho visto che i risultati grandissimi non è che se ne siamo raggiunti più di tanto. Questa volta proviamo e al contrario, vediamo che cosa succede. E poi volevo dire un'ultima cosa e concludo,
L'aspetto per me preponderante è sviluppare, meglio sviluppare, perché comunque già le produzioni lì all'interno ci sono anche dei film che, cioè che prossimamente verranno girati, anche importanti. Però bisogna incrementare questa parte qui senza alcun dubbio, per consentire anche agli stessi lavoratori che lavorano con arte e mestiere, come è stato scritto in questo atto, insomma, di proseguire il loro lavoro e magari trasmettere quello che hanno imparato, perché finiti loro, se loro vengono licenziati, noi diciamo che perdiamo anche come territorio, come famiglia, come si diceva prima, è un know-how sociale, culturale, economico molto importante, quindi poi ci sarà spazio solo per le maestranze esterne, e quindi le ricadute sul territorio sarebbero poi in questo caso relative. Cioè, concludo dicendo che l'aspetto cinematografico è essenziale, quindi io sono del parere che dobbiamo andare proprio in quella direzione, per non scadere, diciamo, non che sia una brutta parola, però hai all'interno di Cinecittà ciò per cui ricordiamo Cinecittà è l'atto di creazione, cioè la creazione di qualcosa. Se noi puntiamo all'intrattenimento, al turismo, per la parte interna, agli studios, perdiamo il motore fondamentale che è sempre stato Cinecittà e che io vorrei che fosse anche nel futuro. Faccio solo un'analogia, c'è storica molto breve. Parlo un attimo dell'Atene del V secolo a.C., che è il periodo che è stato il periodo aureo, diciamo, della cultura classica. C'è con Pericle, che tutti conosciamo. Successivamente, a seguito delle guerre persiane, a seguito del potere di Atene, cioè Atene e andrò incontro e ad un declino, cioè passando per la guerra del Peloponneso, per Filippo II, padre di Alessandro Magno, fino per l'appunto ad Alessandro Magno, il quale poi andò in Asia a conquistare quello che sappiamo, e i suoi generali poi si divisero l'impero. I diadochi sono questi generali. Spostando il centro del mondo, per così dire, cioè da Atene, nelle singole capitali, chi è ad Alessandria Egitto, cioè tra l'altro la dinastia tolemaica che era proveniente, cioè per l'appunto, da Alessandro, che era un suo generale, quindi Tolomeo, cioè l'ultimo esponente è Cleopatra, un cui film molto famoso è stato girato con l'Istero, come tutti sappiamo, e all'interno degli studios. Cioè tutto questo per dire che dopo la fase creativa del V secolo, con lo spostamento del potere politico, cioè Atene perde ogni possibilità creativa, politica, e resta solamente una vetrina, cioè resta un museo, tanto che i dinasti ellenistici, cioè per appunto questi generali di Alessandro e loro, diciamo, discendenti, andavano ad Atene per costruire i loro monumenti propagandistici. Quindi essenzialmente si è persa tutta quella classicità, quell'aspetto culturale, quell'aspetto politico che ha contraddistinto Atene nella fase creativa, e l'ha semplicemente persa e smarrita per far posto. Consigliere Guido, le posso chiedere di... Ho finito, per far posto e all'aspetto, per così dire, cioè dell'intrattenimento. Noi a secoli e millenni di distanza ci ricordiamo Atene per la fase classica del V secolo, quella della creazione, non per quella del turismo e per quella della vetrina e della quinta architettonica, e non vorrei che Cinecittà facesse per l'appunto lo stesso, la stessa fine. Cioè, vorrei che tornasse la creazione con le produzioni cinematografiche, cioè non con e non con l'intrattenimento turistico. Grazie. Bene, ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono interventi, prima di passare all'emendamento, chiusura di discussione, leggevo adesso sul regolamento, perché ho avuto richiesta dall'assessore di poter fare un piccolo intervento. È previsto in chiusura di discussione non più di 10 minuti, confidiamo sulla sua velocità visto che stiamo morendo di freddo. Grazie.
No, io sono molto veloce, siccome vedo che c'è, ho visto che c'è la volontà di tutti di approvare questo atto, do per scontato che venga approvato. Nel frattempo ho già preso appuntamento con l'assessore Bergamo, nonché vice sindaco, e quindi martedì alle 17.30 sono attesa da lui per parlare di quest'atto in particolare. Grazie. Bene, prima di passare all'emendamento e alla sua votazione, vorrei sostituire, vedo che uno degli scrutatori sì, è andato via, consigliere Ciancio. Non ce l'ha fatta più. Chi erano i due? No, non me la sono dimenticata, assolutamente. Allora, abbiamo ricevuto una mozione, adesso intanto l'anticipo, la discuteremo subito dopo, perché l'abbiamo valutata qui insieme al direttore e all'ufficio consiglio, leggendola e leggendo anche il regolamento. Questa mozione poi ne parleremo subito dopo, perché non abbiamo, diciamo, ravvisato il carattere di interesse nazionale e comunale nell'urgenza, visto che tratta qualcosa che non è di domani mattina e non è così urgente, è una discussione iniziata sulla quale si sta lavorando, il direttore mi ha dato conferma e quindi non ne ho parlato prima, perché da regolamento invece vorrei posticiparla e portarla all'attenzione dei capigruppo nella prima seduta utile. Tutto qui. Cosa? L'oggetto, io infatti dopo se vuole lo leggo, io dopo ho intenzione proprio di parlarne, non ce la siamo dimenticata, è qui davanti a noi, però stiamo finendo una discussione, volevo finirla solo perché fa molto freddo, tutti quanti stiamo rischiando ipotermia oggi, il consigliere Giuliano ci ricorda che siamo a meno 4, volevo dire, se non ci sono ulteriori interventi per la discussione generale, tornerei all'emendamento che è stato presentato dal consigliere Toti per informarvi che è stata fatta una piccola aggiunta. Allora, prima si chiedeva di impegnare non solo il sindaco, no? Ma anche il presidente del municipio, appunto per dare la centralità al municipio, e la stessa cosa chiede di fare lì dove c'è scritto di dover costituire un tavolo di lavoro, perché si parla di comune, si parla di regione, e lui dice sì, inseriamo pure dal settimo municipio, e quindi il settimo municipio come attore al tavolo. Ci è sembrata una cosa sensata, quindi volevo dire che questa è l'unica cosa che chiede di essere inserita. Se non ci sono interventi sull'emendamento, possiamo passare alle dichiarazioni di voto sull'emendamento. Ditemi voi, ci sono interventi sull'emendamento? No. Benissimo, allora passiamo alle dichiarazioni di voto sull'emendamento. Vogliamo votarlo direttamente? Dite voi, ci sono? Votiamo, acceleriamo i tempi. Allora, votiamo. Ricordo, inserire oltre al sindaco anche il presidente del municipio. Quindi impegnare anche il presidente del municipio e aggiungere al tavolo la dicitura settimo municipio, per non dimenticarcene, visto che dovremmo essere gli attori, no? Che si fanno portavoce di questo. Favorevoli a questo emendamento? Ma scusi Presidente un attimo, ma sono due emendamenti o uno? Perché no, è un emendamento che, diciamo, è stata fatta una piccola modifica e aggiunta una piccola postilla, è un unico emendamento. Grazie Presidente. Quindi favorevole a questo emendamento che chiede queste due aggiunte? Siamo tutti favorevoli, quindi l'emendamento, va bene, allora contrari non ce ne sono, vedo che è all'unanimità. Perfetto, allora all'unanimità dei presenti è stato votato e accettato l'emendamento. Ci sono invece a questo punto dichiarazioni di voto sull'atto, sulla risoluzione così emendata. Benissimo, consigliera Cerconi. Un minuto per ribadire il voto favorevole di Fratelli d'Italia. È stato posto l'accento sulle tre componenti fondamentali che sono gli stabilimenti, i lavoratori e le competenze per formare quella che è la cultura cinematografica.
Abbiamo parlato di investimenti e soprattutto sul controllo che deve essere fatto, perché come abbiamo visto e come consigliere anche Giuliano aveva sottolineato, nel tempo anche alcuni di quelli che dovevano essere gli investitori invece si sono tirati indietro o comunque non hanno contribuito in modo efficace. In generale crediamo che serva riscoprire la vocazione degli studios e in generale la vocazione italiana, perché è un problema di questo municipio romano, ma è un problema di tutto della nostra cultura nazionale e io direi mondiale, visto come è stato detto e non mi dilungo, come è stato detto da tanti. E quindi un'Italia che secondo noi, e da qui ecco, siamo contenti di quello che sta facendo l'assessore, deve puntare non semplicemente su quelle logiche economiche di business, ma su quella che è la vera cultura. Quindi siamo favorevoli e siamo per il lavoro che si sta svolgendo. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No? Consigliere Toti? No, noi siamo assolutamente favorevoli rispetto... Noi di Roma Popolare, oggi Italia Popolare, perché oggi ci sarà Italia Popolare in direzione nazionale, che partirà a livello nazionale rispetto a Area Popolare che già c'è. Do una novità, adesso vado in direzione comunque. Il discorso chiaramente che abbiamo iniziato in commissione, adesso scordiamoci il passato, diciamo se qualcuno c'ha colpe o no, andiamo tutti quanti a lavorare rispetto a un tema così importante qual è gli studios del nostro territorio, studios di Cinecittà. Ecco, l'impegno forte, io l'ho detto, a tutela dello stabilimento e dei lavoratori, l'impegno per un rilancio economico importantissimo e culturale del nostro territorio e poi quelle due paroline dell'emendamento che però io penso sono importanti e ringrazio tutti i consiglieri in quanto la centralità del municipio, il dibattito chiaramente, poi la rappresentanza sarà quella del Presidente del Municipio, dell'Assessore che già dice oggi che ci sarà un prossimo incontro e questo ci fa piacere. In modo di avviare finalmente, e io spero definitivamente, avviare finalmente definitivamente questo che è un tema centralissimo, e poi il lavoro che dovrà fare la Commissione, perché io penso e mi auguro che quando sarà al tavolo il Presidente o comunque l'Assessore per il Presidente riesca a interpretare tutto il lavoro che si fa nella Commissione e che farà il Municipio, comprensivo di tutte le forze politiche che saranno presenti e io mi auguro protagonisti nel dibattito, e perciò ci sarà un impianto, una proposta complessiva che vede la partecipazione, io spero, di tutte le forze politiche, perché il tema lo richiede, è importantissimo e fondamentale per il futuro appunto economico e culturale del nostro territorio. Perciò voto favorevole. Bene, ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliera Biondo? Sì, velocemente per dire innanzitutto che il voto del Partito Democratico è un voto favorevole, penso appunto che si fosse capito dai nostri interventi, e insomma ci aspettiamo non solo che l'impegno della Presidente e della Giunta, ringraziamo l'assessore per la sua comunicazione, ma intendiamo diciamo portare avanti questo impegno in modo collegiale, e quindi da parte del Partito Democratico c'è la massima disponibilità, ma ci aspettiamo che i presidenti di commissione e i consiglieri di questa maggioranza non pensino che tramite questa risoluzione, che è di certo un punto di partenza, adesso la palla passa semplicemente alla Giunta. Continuiamo ad impegnarci, continuiamo a discutere di questo tema in commissione, continuiamo ad ascoltare questo territorio, perché credo, parlo per me, ma insomma penso che possiate dirlo tutti, abbiamo solo che da imparare. Grazie. Consigliere Guido. Grazie Presidente. Io e ovviamente il Gruppo 5 Stelle voterà a favore. Ho anche molto apprezzato la sensibilità sia dei consigli di maggioranza che di opposizione, perché questo è un tema molto importante che cerchiamo, come avrete capito anche dalle parole dell'assessore, di portare avanti già dai prossimi giorni.
Io per questo volevo ringraziare tutti, anche in commissione devo dire la discussione è stata anche molto proficua. Grazie a tutti. Passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Bene. La risoluzione viene approvata all'unanimità dei presenti. Allora, prima di chiudere la seduta vorrei leggere l'oggetto della mozione urgente ex articolo 58 ed è relativa allo spostamento uffici municipio settimo da Villa Lazzaroni. Questa mozione verrà discussa nella prima, diciamo verrà presentata, l'ha presentata il gruppo PD e verrà assolutamente messa diciamo in discussione nella prima conferenza dei presidenti dei gruppi consigliari, che immagino sarà chiameremo per lunedì prossimo, quindi per il prossimo consiglio non ci sono problemi. Scusate, ma la comunicazione non ha carattere di urgenza? Non ho capito. Non è urgente, voglio dire, non è una cosa che sta succedendo domani mattina, sono iniziati adesso i discorsi, quindi non è una cosa di domani. Scusi, Presidente. Mi sono confrontata proprio anche col direttore per capire dove era il punto, no? Lo stato è... Sono in fase veramente iniziale di discussione. Mi scusi, Presidente, ma questa comunicazione a chi è stata inviata? Quale comunicazione? Questa dello spostamento, perché ad alcuni consiglieri è arrivata, ad altri no. Ma io non lo so, perché non è stata inviata a nessuno. No, aspetti, forse la consigliera Cerconi si riferisce ad una lettera del comitato di quartiere dell'Alberone che è stata girata a tutti i consiglieri. Sì, se è stata girata a tutti i consiglieri, è stata girata a tutti i consiglieri. Mettendo ovviamente tutti al corrente di questa possibilità. Possibile. E di questa discussione che si è appunto sì. Probabilmente avviata. È quindi la nostra urgenza era legata intanto alla richiesta da parte di un comitato di quartiere di fare chiarezza rispetto a quello che stava lui accadendo. Lui ci segna, mi pare. E contestualmente però, diciamo, non avendo visto domani all'ordine del giorno della commissione preposta l'argomento, appunto abbiamo ritenuto come gruppo di poterla avanzare all'interno del primo consiglio utile, ovvero di oggi. Ci dispiace, diciamo, di non aver colto, diciamo, subito il momento per discuterla, però diciamo, riteniamo che sia di fondamentale importanza, quindi a norma di regolamento andrà comunque in discussione al primo consiglio utile. Quindi sì. Su questo, insomma, era penso questa la risposta che cercava la consigliera Cerconi, sì, e tutto qua. Bene, allora possiamo considerare chiusa la seduta di oggi. Arrivederci.